Sì, non è l'inferno del nord, anzi il paesaggio marchigiano è da paradiso. E poi sulle strade non ci sarà il pavé come sul Koppenberg, ma per il resto i muri della Gran Fondo di Fermo non hanno niente da invidiare al Giro delle Fiandre, un dislivello complessivo di circa 1880 metri, distribuito su una lunghezza totale di 117 km. Queste le caratteristiche del percorso unico della Gran Fondo 7 Muri Fermani, le nostre Fiandre, che si svolgerà domenica 6 maggio. E sono 7 i muri che dovranno essere scalati per portare a termine una gara davvero particolare che sintetizza nella bella terra marchigiana le difficoltà che propone una classica come il Giro delle Fiandre. E il riferimento al mondo del professionismo non è casuale. Dopo la Gran Fondo, anche quest'anno a Fermo si terrà nel pomeriggio una gara per donne professioniste, la Muri Fermani-Forza Marina, vinta in passato da grandi nomi come Giorgia Bronzini e Marianne Voss. Insomma, a Fermo il 6 maggio sarà davvero una giornata particolare all'insegna del ciclismo. Abbiamo visto all'arrivo quasi il gota del ciclismo femminile, stesso poi che si è ripetuto più o meno dopo pochi giorni all'arrivo del giro, di una tappa del Giro d'Italia proprio qui a Fermo, e un po' abbiamo visto lo stesso tipo di arrivo anche al successivo mondiale. Quindi quest'anno ci sono anche delle novità sul percorso, di sicuro molto più spettacolare, molto più fermano possiamo dire. I passaggi più suggestivi della quarta edizione della Gran Fondo 7 Muri Fermani li scopriamo insieme agli atleti che hanno partecipato alla ricognizione invernale organizzata dal Pedale Fermano Event. Qui in sella alla bici si scoprono scorci paesaggistici da cartolina e si attraversano antichi borghi ricchi di storia e di fascino. Una suggestione, un tuffo nel bello che il sindaco di Fermo, Nella Brambatti, rivendica con orgoglio. Chi arriva avrà la possibilità di integrare un piacere che è molto grande, perché potrebbe essere il piacere della cucina, potrebbe essere il piacere delle bellezze architettoniche che noi abbiamo, può essere l'interesse e la bellezza dello sport e, perché no, come dicevo prima, un volano, questa iniziativa, per un possibile ritorno al di là dei 7 Muri Fermani. Per la Gran Fondo la partenza è prevista alle ore 9 dalla piazza di Fermo, con il numero 1 prenderà il via un atleta particolare, il presidente del Consiglio Comunale di Fermo, Giovanni Lanciotti. È una cosa che sicuramente mi dà molto ma molto onore, e poi l'arma vincente degli organizzatori, in particolare di Fasciani, è quella di aver coinvolto tutta la città e tutto il territorio, tanto che ci sono molte iniziative collaterali, e queste iniziative collaterali danno lustro anche alla manifestazione. Stiamo facendo la circonvallazione della città, qui probabilmente ancora andremo all'andatura turistica. Quest'anno il via comunque verrà dato molto prima, verrà dato appena arrivati in questo punto. L'arco di piazza, come avete visto, è un pochettino stretto, quindi la griglia darà molta selezione. La prima parte del tracciato non presenta difficoltà, il gruppo degli atleti può scivolare dolcemente verso il mare raggiungendo Porto Sant'Elpidio e poi Porto San Giorgio. La Gran Fondo dei Muri Fermani prosegue ancora lungo la costa adriatica fino a Marina Altidona. Subito dopo la svolta verso l'entroterra con la salita che porta prima al paese di Altidona e poi al valico di Monte Rubbiano, contraddistinto dal primo Gran Premio della montagna classificato come di seconda categoria. L'ascesa a Monte Rubbiano, 12 km in tutto, inizia al chilometro 34 di gara. Il dislivello da superare è di 445 metri. È una salita molto pedalabile di circa 12 km che porterà gli atleti dal mare fino a Monte Rubbiano, dove ci sarà il primo Gran Premio della montagna. E qui vicino a me ho l'onore di pedalare con Giordano Romoli, tutti conoscerete, fortissimo atleta quando era giovane e papà di Marina Romoli, nostra madrina a gara Donne Elite che faremo nel pomeriggio. Il paese di Altidona, dall'alto dei suoi 200 metri sul livello del mare, domina la porta d'ingresso alla Valle dell'Aso. Qui c'è ancora tempo per ammirare le antiche architetture del paese prima di riprendere la salita verso il primo GPM. Quindi dopo aver attraversato il centro storico di Altidona, eccoci al secondo centro storico di Monterubiano. È una delle caratteristiche del nostro percorso, quello di toccare veramente i centri dei paesetti. Dopo lo scollino la strada prosegue ricca di curve e di su e giù. Questo è il terzo centro storico che attraversiamo, è quello di Pedretoli. Credo che le immagini dicano quello che è il significato di questa Gran Fondo. Eccoci nel tratto nuovo. Dopo aver lasciato Pedretoli, l'anno scorso andavamo a Monte Giberto, quest'anno invece abbiamo deviato a sinistra. Stiamo andando verso Monte Vidon Combatte, questo è un tratto di 3 km, leggermente in salita ma possiamo quasi considerarlo piano. Un percorso vallonato prima di affrontare la discesa che porta ai piedi della salita che dal chilometro 75 porta fino al bivio di Belmonte. Abbiamo appena lasciato il crinale di sinistra, paese di Montereone in discesa, e siamo arrivati praticamente qua giù all'Ete Morto, e da qui inizia questa pedalabilissima salita che ci porta sul crinale di destra. Quindi abbiamo dedicato a questa salita un Gran Premio della Montagna di seconda categoria. A breve transiteremo il centro storico di Belmonte per dirigerci verso Grottazzolina e vedrete anche qui l'attraversamento nel centro storico. Il terzo muro dei 7 in programma arriva al chilometro 89 quando ormai la Gran Fondo sta tornando in direzione del mare e di Fermo. Il muro di Grottazzolina è lungo solo 455 metri, con un dislivello di 24. Una decina di chilometri in discesa permette di arrivare ai piedi di Fermo. Siamo al chilometro 101 ed è il momento di affrontare i muri più impegnativi della Gran Fondo, a cominciare dal muro di Via Lauretana, Gran Premio di prima categoria, lungo poco più di 1 km e 300 metri, con pendenza media dell'8% e una pendenza massima del 18%. Appena il tempo di rifiatare e, dopo 7 km, ci si imbatte nel muro Salette, 585 metri di lunghezza, per superare un dislivello di 57 metri. Ma la successione dei muri non è finita. Il sesto ostacolo da superare arriva dopo 2 km, quando si affronta il muro di Via Reputolo, una salita di prima categoria con pendenza media del 15% e una pendenza massima del 24%. Lo strappo misura appena 700 metri, ma è davvero molto impegnativo. Una scritta in francese avvisa i granfondisti che sta per iniziare la Costa del Ferro. Mancano pochissimi chilometri all'arrivo. Questo ultimo muro è lungo 3 km e supera uno sbalzo di 166 metri. Abbiamo appena terminato la Costa del Ferro, che sarà l'ultimo dei 3 muri. Per quanto riguarda la Gran Fondo invece è l'ultimo muro, l'unico muro della gara Donne Elite. Sarà addobbato dalle contrade. Un vero trampolino di lancio che immette nella salita di Corso Cavour, ultimo tratto prima del traguardo collocato nella piazza del mercato di Fermo. Eccoci, praticamente proprio qui saranno 1000 metri all'arrivo, tutti lastricati, e quindi chiaramente la gran fondo sarà decisa probabilmente molto prima, ma per quello che riguarderà la gara di hit qui si è sempre decisa la vittoria. La piazza così è come la vedremo domenica, quindi credo che queste riprese dicano tutto di quello che è il nostro paese e la nostra città, quindi spero che abbiate capito quello che possa essere questo evento e la bellezza del percorso e tutto ciò che è fuori all'evento. Quindi saluto tutti e vi ringrazio.